Pulcinellamente, la Segna Nazionale di Teatro, oggi alla 16ª edizione. Di questa iniziativa, la cui risonanza, evidentemente, come a tutti dato sapere, è una risonanza che va oltre le dimensioni squisitamente regionali, e credo che la conferenza stampa organizzata qui presso la Sala d'Assiria del Senato ha una sua significanza particolare. Pulcinellamente ha come interlocutore anche un senatore che ha preso a cuore la nostra iniziativa, l'ha conosciuta e grazie al suo interesse ha consentito a noi tutti di essere qui oggi. L'occasione di incontrarci in Senato è stata un'occasione importantissima, soprattutto perché incominciamo sempre più a renderci conto che anche in questi palazzi importanti, in queste istituzioni così alte, c'è la voglia di condividere questi progetti che rappresentano un'autentica possibilità di riscatto per il nostro territorio. Iniziative di questo genere hanno una valenza non solo culturale ma di nobile attività prepolitica, dove non è la dimensione partitica ma la dimensione culturale valoriale che sta a significare non solo un'attenzione nei confronti di un territorio spesso vessato, rappresentato molte volte nella sua negatività, oggetto anche di interessi non certamente leciti, come noi sappiamo, ma dobbiamo anche dire una cucina di una grande ricchezza culturale, sociale, di sensibilità civica, e questo credo che sia la manifestazione tangibile di come iniziative di questo genere possono e avranno sicuramente un grande respiro. Chi l'avrebbe mai detto al Senato? Progetto, quello della 16ª edizione, abbastanza ricco, abbastanza intenso dal punto di vista degli impegni, delle personalità straordinarie, vengono da noi anche quest'anno in maniera del tutto gratuita. La cultura è la nostra forza, che si rappresenta in tutti i modi, dal turismo a quello che si scrive o a quello che si fa, come a Sant'Arpino. Il fatto che ci siano tante scuole che hanno voglia di vivere la realtà attraverso la finzione del teatro, per me è una fiamma straordinaria che finora è nascosta. Con Sant'Arpino questa fiamma viene fuori, finalmente. Il nostro amico Baliani da anni si occupa in modo specifico di ragazzi, di teatro per ragazzi. Oggi purtroppo il teatro ragazzi sta vivendo una fase molto critica, perché col taglio di tutte le economie che riguardano la cultura, giustamente, no, cosa si fa? Per prima cosa si azzoppano i più deboli, e da sempre i bambini e i ragazzi in questa nostra cultura, in questa nostra società, non sono stati considerati l'elemento principe o privilegiato. E tutti quelli che riescono ancora a lavorare con bambini, con ragazzi, in termini artistici, in termini poetici, in termini educativi, in termini pedagogici, sono ormai delle mosche rare che, grazie per fortuna, che ci sono, però, perché senza di loro forse si starebbe ancora peggio. Le storie che raccontiamo servono a rendere il mondo meno terribile. Il mondo è terribile.
è pieno di caos, di assurdità, la vita è difficile, è un gran bosco da attraversare con gran difficoltà, e per questo le fiabe sono eccezionali, perché continuano a dirci che nonostante tutto alla fine ce la faremo, se stiamo centrati in noi stessi. C'è sviluppo del nostro sud se non incominciamo da queste cose. La grande scommessa per chi crede in queste cose non è tanto e non è solo dire che sono cose belle, sono cose giuste. Quando si fa inclusione sociale di soggetti svantaggiati si fa una cosa giusta, e questo lo sappiamo, ma dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo spiegare a tutti, alle classi dirigenti, alla classe politica, alle istituzioni, che questo non è una conseguenza dello sviluppo, questa è una premessa dello sviluppo. Ed è difficile. Guardate, io faccio il mestiere di girare sud, eccetera. Quando mi è arrivato l'invito di Pulcinella Mente, lo confesso, perché è colpa mia, ma è anche frutto di questa situazione strana. Non sapevo che cos'era Pulcinella Mente. È stato qui da 15-16 anni, cioè non lo sapevo. Mi sono messo su internet, ho detto ai miei collaboratori, ma che è sta cosa? E mano a mano che vedevo impazzivo. Questo è un punto importantissimo, e cioè che tutte queste isole di attività bellissime si parlano poco tra di loro, e questo è uno sforzo enorme che dobbiamo fare, perché questo significa fare una diversa cultura dello sviluppo. A tutti i giovani che fanno musica, perché la musica, come ho sempre detto, non è solo qualche cosa di bello da andare ad ascoltare, così eccetera, ma è veramente qualche cosa che ti dà una profonda e interiore forza, no? Una grande occasione per condividere valori, una grande occasione per testimoniarli, e credo che soprattutto per i nostri territori sia assolutamente necessario percorsi di questa fatta che attraverso la dimensione culturale e partecipativa possono costituire il fondamento per un riscatto. Cosa che il teatro mi ha insegnato è che per stare in scena bisogna saperne più di tutti gli altri. Cioè, il consiglio che do a tutti è di non studiare, ma perché lo studio va bene, è quello che serve, ma andare al di là dello studio, cioè essere curiosi di ciò che lo studio non ti dà, andare a scoprire altri settori, altri mondi, altre vite, non aver paura delle diversità, di tutto quello che non riusciamo a comprendere, perché sta lì il segreto, secondo me.